Cari amici, buona Pasqua. Per i cristiani è la festa della resurrezione di Gesù Cristo, il Dio che si è fatto uomo, che è nato, morto e risorto per redimere l'umanità. Il Dio che si è fatto uomo e che ci fa toccare con mano l'indissolubilità, l'armonia tra la dimensione trascendente della fede e la dimensione umana della ragione. Una ragione che purtroppo oggi viene sempre meno in parallelo alla crisi della nostra spiritualità. Siamo in un mondo dove si è ad un passo da una guerra nucleare, in una Europa dove il terrorismo islamico e l'islamizzazione imperversano, ma dove ci comportiamo come se non ci volessimo del bene. L'auspicio è che si riesca con la fede e con la ragione, come cristiani, ad avere la consapevolezza che dobbiamo impegnarci affinché le forze del male non prevalgano e come laici dobbiamo impegnarci per salvaguardare il nostro inalienabile diritto ad essere pienamente noi stessi dentro casa nostra, a tramandare ai nostri figli e ai nostri nipoti una casa comune dove possano continuare ad avere la certezza del loro diritto inalienabile alla vita, alla dignità e alla libertà. Andiamo avanti, insieme ce la faremo.